Sir Daniel Fontescue, di ritorno dalla Terra dei Morti, il valoroso eroe di Gallimer ridotto a reliquia polverosa nel retro del vecchio museo. Le cose sono cambiate da quando sei partito, il mondo è cambiato, ma i problemi sono sempre i soliti, quindi trovati un'arma e tieniti pronto a combattere. Ah, e se vedi il mio alone spettrale, mettiti sotto la luce e prendi... Inventario, hai due spazi per le armi. Scegli un'arma, quindi usa la leva o i tasti direzionali per selezionare lo spazio in cui vuoi riporla. Una volta che gli spazi sono pieni, la combinazione L1 più quadrato cambia le armi, evitando di dover aprire l'inventario. Uccidere i nemici così dovrebbe essere più divertente! Dan, lascia che ti ricordi alcune mosse da usare in combattimento. Premi triangolo per abbassarti. Se premi triangolo mentre corri, farai un balzo audace. Combina questa mossa con il salto per ottenere un super salto. Provaci! Uno scudo dall'inventario, il pulsante triangolo servirà a difenderti. Puoi usarlo assieme al balzo audace quando le cose si mettono male. Ha una resistenza abbastanza limitata, quindi usalo con moderazione o lo perderai. Dei muri come questi, ricordati che probabilmente potrai scalarli. Usali per accedere a nuove aree. Oh!
furfante è l'imbroglione. Ti fornirà tutto quello di cui hai bisogno a caro prezzo. Premi il tasto azione per selezionarlo. Troverai un calice pieno delle anime dei vinti. Distruggi abbastanza nemici per impossessartene.